Allora, iniziamo oggi, quest'oggi il corso di sistemi informativi aziendali, corso diciamo così per tutti, cioè obbligatorio il primo anno, corso diviso in due metà, la prima metà che terrò io, il cui nome è scritto qua, Fulvio Corno, ma molti già mi conoscono, perché purtroppo sono già passati sotto le mie unghie, e terrò il corso 1, quindi avrei detto dalla A alla L, però mi pare che quest'anno abbiano cambiato un po' il punto di taglio e mi è arrivata una mail ieri dalla segreteria che non ho ancora capito bene, ma vedrò un attimo dove venite divisi. Controllate anche voi se avete come docente sul vostro carico didattico io oppure Marco Torchiano che tiene il secondo corso. Sono due corsi paralleli, molto paralleli, no? Adesso poi entrando nei dettagli vi diremo, ma vi dico fin da subito che in questo corso il materiale lo prepariamo insieme, le esercizioni di laboratorio le prepariamo insieme, le proponiamo identiche ai due corsi, corso 1 e corso 2. L'esame è identico per i due corsi, addirittura useremo le stesse aule. Quindi diciamo, il contenuto del corso è perfettamente allineato, il che non vuol dire ovviamente che io userò le stesse parole che dirà Marco Torchiano per spiegare un argomento, che magari alcune volte non facciamo scambio di qualche argomento, cioè, secondo di come viene meglio, diciamo così, ciascuno esporre le proprie tematiche, ma dal punto di vista dell'esame sono assolutamente equivalenti. Quindi questo per prevenire alcune domande, ah, mi ha saltato una lezione, mio cugino, mia sorella segue l'altro corso, chiaramente i problemi sono la capienza delle aule, ma per il resto, diciamo così, abbiamo, diciamo così, possiamo offrirvi un po' un grado di flessibilità in più. Ma parliamo ovviamente del mio corso adesso. Nel mio corso, adesso questa è un'immagine che non c'entra molto, ma era carina, colori, cominciamo con qualcosa che sembri facile, ma ci dà l'idea di ciò che vediamo noi di un sistema informatico, o come definiremo tra un attimo, sistema informativo, che è un concetto un pochino più ampio. Noi vediamo un'entità fisica, cioè un oggetto, un insieme di oggetti, che svolgono certe funzioni, quindi dall'altra parte abbiamo l'interfaccia. Non vediamo ciò che c'è dentro. Allora, quello che stiamo cercando di fare in questo corso, che è un corso di sistemi informativi, ma è inserito in un curriculum di ingegneria gestionale, è cercare di concentrarsi su ciò che si può dire, pensare, progettare, descrivere a proposito della funzione o delle funzioni che svolge un sistema informativo senza dover imparare o conoscere nel dettaglio come funziona e come è costituito al suo interno. E questo sarà scopo dell'ingegnere informatico, dell'ingegnere elettronico, del consulente, del subappaltatore, della società di consulenza, quello che sia. Però nel campo dell'ICT il vostro ruolo di ingegneri gestionali è però quello di capire cosa vado a commissionare, capire cosa sto per costruire al mio interno o per conto terzi, capire quali funzionalità offre, quali costi può avere, quali processi gestisce, in modo da poter fungere da efficace anche interfaccia tra, diciamo un termine generico, cliente barra committente di un sistema e livello più tecnico che poi lo realizza. Come sempre voi state nel mezzo. Allora noi per gioco, così tanto per dare un contesto, ci immaginiamo, no? Di essere, giusto per capire dov'è il confine, di essere in un'azienda che a un certo punto vuole realizzare
un sistema informativo oppure aggiornare un sistema informativo esistente. Poi definiamo cosa intendiamo con sistema informativo, ma per ora prendiamolo così. E quindi siamo in mezzo a chi? Siamo in mezzo a chi l'ha deciso, o chi la desidera, o chi l'ha comandato, o chi l'ha ordinato, che può essere un cliente esterno, che arriva da noi, suona il campanello e dice senti, io avrei bisogno di una cosa che faccia questo. Oppure un committente interno, all'interno dell'azienda c'è un altro reparto a cui serve una certa cosa e noi hanno dato la grana o la gioia di seguire la sua realizzazione. Da un lato. Quindi da un lato io devo innanzitutto capire cosa vogliono, capire cosa deve fare il sistema e, diciamo così, accordarci esattamente su che cosa si vuole, che è meno semplice di quanto non sembri. Infatti buona parte del corso sarà proprio su questo elemento. E dall'altra parte, a questo punto, una volta che è chiaro che cosa devo realizzare, dovrò tradurre questa mia conoscenza, questa mia comprensione di ciò che deve fare il sistema informativo in istruzioni specifiche, useremo questo termine, le quali possono fungere da specifiche anche tecniche o punto d'arrivo di chi curerà la realizzazione tecnica. Chi curerà la realizzazione tecnica sarà o un altro gruppo di lavoro all'interno della nostra stessa azienda ipotetica, immaginaria, oppure, tanto per rendere più esplicita la cosa, immaginiamoci un subappaltatore esterno. Quindi, di fronte a un'esigenza interna o esterna, analizziamo un sistema, ci facciamo un'idea del sistema informativo che va costruito e poi lo subappaltiamo intero o a pezzi. Allora, soprattutto nel caso del subappalto, voi immaginate che è critico definire esattamente che cosa il sistema dovrà fare. Perché se tu sbagli a scrivere quello, e questa frase vi farà uscire la testa così, se sbagli a scrivere i requisiti, le specifiche tecniche, il tuo fornitore è legittimato dal fare una cosa diversa, che a lui costa magari 10 volte di meno, vendertela per buona e dire mai chiesto questo. Lì c'era scritto così, ma no, era ovvio che no, era ovvio niente, c'era scritto una cosa, io l'ho fatta, ti sei dimenticato il pezzo più grosso, apri il portafoglio, perché poi questa è la logica. Allora, noi ci mettiamo in questa fase qui, in cui partiamo da un'esigenza di un sistema informativo e cerchiamo di arrivare a una sua descrizione tale per cui possa partire poi il processo di realizzazione. Questo è il focus di questo corso. Non impariamo né a programmare né a progettare la parte tecnica, alcuni di voi questa frase piacerà, ad altri meno, ma impariamo, diciamo così, la parte di analisi dei sistemi informativi. Ma poi ci entriamo ovviamente nel contenuto. Adesso diamo qualche informazione di contesto. Allora, tutto il materiale, i riferimenti, ciò che vi serve in questo corso lo raccogliamo in questo sito. Allora, potete, se volete scrivere una cosa sola della lezione di oggi, scrivete questo, no? Che è il link breve che porta a questa pagina, Sistemi informativi aziendali, in cui raccoglierò via via tutto il materiale su cui lavoreremo. Tutto il materiale, comprese le slide, adesso non ci sono ancora quelle di oggi, ma ci saranno nel pomeriggio, compresi le informazioni, adesso questo sito qua è fatto, allora nella prima pagina metto degli avvisi di solito, qui quando lo aprite, se ho delle comunicazioni non particolarmente urgenti, le metto come avviso, se ovviamente è qualcosa di critico, di urgente, vi mando anche il messaggio attraverso il portale. Io scelgo tra... diciamo così, scelgo di mettere materiale a disposizione su questo sito e non dentro il portale della didattica, sia perché mi piace di più, mi è più comodo operativamente gestirmelo, ma anche perché so che, soprattutto adesso che siamo, molti di voi sono ancora alla triennale con anticipo, qualcuno fa il trasferimento, arriverà diciamo così, il decreto tra qualche settimana o mese.
cui molti di voi adesso non hanno accesso al portale con la propria password, non a questo corso, so che gente va e viene, trasferimenti, eccetera. Allora, piuttosto di evitare, piuttosto di impazzire, io preferisco che questo materiale libero, senza password, scaricabile da tutti, e ci siamo tolti il pensiero, senza dover. Il portale della didattica lo usiamo per gli esami essenzialmente, o per gli avvisi via mail, ma per il resto usiamo sempre questo corso. Quindi non stupitevi se andate sul portale e non trovate niente. Certo che non c'è niente, tutto qua. Tutto qua cosa? Vabbè, a parte una pagina di introduzione che dice cose che già sapete, tra cui l'orario, ma se siete qui l'avete già scoperto, e poi c'è una parte materiale in cui via via caricheremo appunto il materiale del corso, cioè le slide, esercizi svolti in aula quando faremo degli esercizi, farò io qua, magari a PC insieme a voi in aula, ciò che faccio lo salvo, lo metto a disposizione, gli esercizi di laboratorio. Poi adesso parliamo di laboratorio, eccetera. Quindi, se vogliamo, il principio generale è che tutto ciò che passa da questo schermo ve lo trovate su quel sito. Se per caso non c'è qualcosa, ricordatemelo perché vuol dire che magari mi sono dimenticato, ma non è perché non voglio. Quindi la regola generale è che sia tutto lì. Questo ovviamente aiuta anche eventualmente chi avesse difficoltà a seguire, diciamo così, con continuità. Tutto ciò che passa, compreso le lezioni, nel senso che chi ha già avuto altri corsi con me lo sa, io ho l'abitudine di registrare le lezioni che faccio. Quindi al termine delle lezioni c'è questa pagina che io ho chiamato registro, in cui cerco di tenere relativamente aggiornato l'elenco delle lezioni e a fianco di ogni lezione comparirà un'icona da cui potete scaricare la registrazione della lezione, lo screencast, quindi l'audio della mia voce e la videata allo schermo del computer. E a fianco nella colonna materiale comparranno i link alle slide che vengono abitualmente utilizzate o ai progetti che vengono abitualmente fatti e così via. Quindi nella parte materiale ce l'avete organizzato per argomento, la parte registro ce l'avete organizzato in modo cronologico e in più ci sono anche i filmati. Poi c'è una parte esame che adesso non ci preoccupa ancora tanto, ma avrà modo di farlo più avanti, dove ci sono i temi di esame vecchi essenzialmente e poco altro. Ah, forse le regole d'esame mi sono dimenticato di linkarle, ma a parte questo. Quindi questo è il repository di riferimento nostro, in cui c'è il materiale che usiamo nel corso. Le persone che si avvicenderanno insieme a voi in queste 80 ore sono due, uno sono io e l'altro Sebastiano Assed, che curerà principalmente la parte di laboratorio, anche se in realtà alcune volte ci scambieremo delle ore, per cui a sorpresa verrò io in laboratorio e verrà lui in aula e cose via, o cose del genere, ma non è un problema. Quindi qui avete i nostri recapiti, adesso poi normalmente durante il corso i recapiti non servono perché tanto ci vediamo fin troppo, frequentemente, ma normalmente servono nelle pause per gli esami, eccetera. Sono tutte informazioni che ci sono anche sul sito del Politecnico, quindi nulla di nuovo. L'orario, vabbè, quello delle lezioni, abbiamo l'aula Pullman, a proposito, saluto l'ultima fila là in fondo, proprio sopra il bar all'ora di pranzo, che è il massimo del sadismo, ma ci teniamo in salute così. E poi abbiamo 3 ore al giovedì, nell'orario sfigato, quello che finisce alle 7 di sera, in un'aula sfigata, che è l'aula 16. No, per carità, non è bruttina, ma ad esempio la rete prende malissimo, per cui quando dobbiamo fare gli esercizi online è sempre una sofferenza abbastanza profonda. Questo ci è andato, questo ci teniamo, essenzialmente. Lezioni barra esercitazioni, cioè non faccio una distinzione secca, queste sono ore di lezione, queste sono ore di esercitazione. Man mano che introduciamo gli argomenti, facciamo degli esercizi, a volte useremo le ore, diciamo, di aula per fare esercitazioni legate al laboratorio. Quindi tipicamente il laboratorio sarà tutte le settimane un'ora e mezza divisa in due squadre. Quindi un'ora e mezza una squadra, l'altra ora e mezza l'altra squadra. E poi vedremo gli argomenti del corso, ma ogni macro argomento del corso normalmente occupa due esercitazioni, 2 settimane.
Per cui noi una settimana, la prima, cioè, introduciamo un argomento nuovo, il primo che inizieremo giovedì, che è la modellazione concettuale. Ci sarà il primo laboratorio, quell'argomento, il secondo laboratorio, ancora quell'argomento, con esercizi un pochino più avanzati, un pochino più difficili, e noi cerchiamo di fare in modo che gli eventuali problemi che riscontriamo in laboratorio, cioè un dubbio che hanno in molti, cerchiamo di riprenderlo in aula. A volte facendo una soluzione rapida, oppure a volte facendo un esercizio diverso, mirato però su quelle cose, in modo da cercare di snellirle, cercare di lisciare essenzialmente i problemi. Il laboratorio non si terrà oggi, no, vi ho mandato la mail ieri, quindi siete già tranquilli, vi vedo già pronti con le bermude e pantofole per andare al mare. No, il tempo non permette. Quindi il laboratorio inizierà da martedì prossimo. Quindi, scusate, una domanda sull'orario, perché a volte magari capita di dover fare degli scambi di ore e cose del genere. Le ore prima di queste, siete liberi? Sì, e le ore dopo? Alcuni sì, alcuni no. Se qualcuno no, alzi la mano. Un certo numero di persone, e quelle prima invece va bene per tutti. Solo lui, lei. Non capito. Sì. Quindi vabbè, sono unità, quindi cerco di fare in modo di non spostarlo, ma so che al limite, se riuscissi a trovare un'aula, potrei agganciare a queste ore o l'ora precedente o l'ora successiva. Se succede, magari succede una volta. Io ho il problema giovedì prossimo, intanto per capirci, che sono via. Però vi faccio sapere. Già questa informazione per me è importante, sapere che almeno voi ci siete. Poi se troviamo un'aula è il problema successivo. Ok. Allora, dicevamo, SI per noi è la sigla che sta per sistemi informativi, ovviamente, e quindi noi dobbiamo da un lato capire di che cosa si tratta. Non c'è azienda, non c'è attività produttiva che non sia fallita, che non fa uso dell'informatica, che non gestisce almeno parte dei propri processi attraverso i sistemi informativi. E quindi questi sono strumenti che diventano trasversali allo svolgimento delle attività all'interno delle aziende. Poi, per carità, ci sono alcune aziende, alcuni settori industriali dove, guarda caso, l'informazione è il prodotto o l'elaborazione dell'informazione. Pensate ai media, no? Dove il loro prodotto è sotto forma di bit, essenzialmente, di informazione, in cui appunto la gestione dell'informazione stessa all'interno dei sistemi informativi è il processo principale produttivo. Ma anche le altre aziende, magari che producono beni o servizi, hanno bisogno comunque di gestire l'informazione relativa a tali beni e a tali servizi, e questa gestione dell'informazione al giorno d'oggi non può prescindere dall'organizzazione di un sistema informativo. Poi, tra un attimo, definiremo che il sistema informativo non è solo il o i computer o i server, no? Ma è anche un insieme di altre informazioni che gravitano intorno e non tutte sono o vogliamo che siano, devono essere o possono essere memorizzate dentro un computer, no? Quindi sono sistemi informativi in parte informatizzati, in parte ancora no, ma va bene. Cioè, immaginiamo una cosa molto semplice: se voi pensate a un magazzino in cui ci sono dei carrelli che si spostano o delle merci, ciascuno ha il suo bel codice a barre, quello non è informatico, è un pezzo di carta, ma contiene dell'informazione che viene gestita in un ciclo, che serve per tracciare esattamente dov'è quell'oggetto e che cosa sta trasportando e a chi deve andare. Quindi, pur essendo un oggetto non informatico, un pezzo di carta, il nome di quest'aula che ci salva si chiama 1B. È un'informazione che noi abbiamo usato per entrare dalla porta giusta, ma magari abbiamo anche usato il sistema informativo per vedere dove era la lezione, o chi è nuovo fa il Politecnico per vedere dove si trova, nel labirinto, in quest'aula. Quindi ci sono le due facce dell'informazione, a volte è presente nel mondo reale, a volte è presente nel mondo informatico, e noi dobbiamo riuscire a vederla nel suo flusso complessivo, nel suo ciclo complessivo. Faremo anche dei flash di tipo tecnologico, non per imparare a progettare, ma per capire di cosa
sta sotto, no? Cercheremo di darvi qualche nozione, soprattutto poi sulle fasi di progettazione, sul tipo di sistemi. Non abbiamo purtroppo il tempo di farlo in questo corso, ma una delle sensibilità che in qualche modo voi dovreste riuscire ad acquisire è quella dei costi. Ah, voglio un sistema che faccia questo e quell'altro. Quanto costa? Quanto costa? La cui risposta non deve essere la classica risposta, non posso dire la parola perché sono registrato, arbitraria del marketing. Ricordiamoci su un prezzo, basta che sia, basta che riesca a piazzarlo, basta che riesca a venderlo. No, no. Dovrebbe essere il costo reale, poi magari lo vendo a un prezzo diverso, magari arriva il marketing e dico bellissimo, abbiamo la commessa, facciamo questo, quanto ci danno? E tu sbianchi perché dici, questo non riuscirai a fare neanche il gommino della sedia, altro che il salotto. Quindi è importante come voi abbiate la percezione sia dei costi materiali, ma quella di meno è più facile perché uno poi chiede il preventivo, ma soprattutto poi dei costi in termini di lavoro. Quanto è complesso, quanto è complicato fare le cose? Allora, per capire quanto è complicato il lavoro degli altri, dovete soffrire un po' voi. Dobbiamo provare a farlo. Un pochino, per entrarci dentro, no? Per capire se è vero, se è davvero complicato, se ci sta marciando sopra, oppure se veramente non è fattibile, perché starà poi probabilmente a voi anche il giudizio di questi aspetti. E in tutte le fasi di sviluppo, quella su cui ci concentriamo nel corso è la fase iniziale, perché è quella più critica, avremo modo di commentarlo più volte, cioè la cattura e la formalizzazione dei requisiti, cioè riuscire ad arrivare a un certo punto a mettere nero su bianco, ma non solo nero su bianco in modo non ambiguo, chiaro e preciso, che cosa deve fare questo sistema. Perché è la base per poter fare l'analisi dei costi, perché è la base per poter fare poi i contratti di outsourcing, perché è la base per poter chiudere una vendita. Di che cosa stiamo parlando? E non lo possiamo scrivere in tre fasi messe lì alla bella e meglio che non vogliono dire nulla. Perché altrimenti saranno problemi dopo, per noi che abbiamo firmato o consigliato o approvato quella fase. Quindi questo sarà probabilmente il 70% del lavoro che faremo nel corso, sarà proprio su questo punto. E poi impareremo delle tecniche per la cattura dei requisiti, un pochino, ma soprattutto poi per la formalizzazione dei requisiti. E ci accorgeremo che tu prendi una pagina che descrive cosa fa un sistema, la leggi la prima volta e ti sembra tutto chiaro, benissimo, abbiamo capito. Poi quando la cominci a rileggerla saltano fuori domande, punti interrogativi, punti non chiari, ambiguità, punti da decidere che non sono ancora detti, ma dobbiamo poi capire se farlo così o farlo cos'ha. E quindi ci servono degli strumenti più precisi, strumenti rappresentativi, diagrammi, tabelle, elenchi, in cui riuscire a descrivere in modo comprensibile e completo il nostro sistema informativo, che sarà il sistema informativo che vorremmo costruire. E sul comprensibile ragioneremo più avanti a chi deve essere comprensibile, no? Sia al cliente che al fornitore. Quindi vabbè, vi abbiamo già detto questo. Quindi se vogliamo, nella fase di sviluppo di un sistema informativo, questa è una classica, un possibile processo, classica impostazione a V, no? In cui parto dall'alto, analizzando un problema, definendo i requisiti necessari a risolvere il problema e poi sulla base di questi requisiti faccio una progettazione del sistema e l'implementazione del sistema stesso. Una volta implementato, il sistema deve essere verificato prima di essere accettato. Adesso quando si parla di verifica, dopo le centraline della Volkswagen, è un periodo un po'. Però concettualmente a un certo punto faccio delle verifiche per dire il sistema è completo e funzionante e faccio quello che doveva fare. Un lavoro non è mai finito quando è finito quando è accettato. E per accettarlo devo aver verificato che faccio ciò che deve. Sono solo a metà quando ho finito di implementare. Allora, noi immaginiamo che da questa freccia in giù se ne occupi qualcun altro. Ok? Noi in questo corso ci occupiamo dei primi due scatolini.
ma dobbiamo predisporre le cose, le informazioni, la documentazione, in modo che da qui in poi chi deve lavorare sappia su che cosa lavorare. Perché poi qualcun altro magari farà la progettazione tecnica e l'implementazione, ma poi ci arriverà un sistema e dovremo dire in fase di citazione va bene o no. Ma va bene sulla base di cosa? Di ciò che ti ho ordinato, di ciò che ti ho specificato qui, dei requisiti che ti ho dato. Se io non ti ho dato un requisito, poi tu mi consegni un sistema che non faccio che volevo io, non importa se faccio che volevo io, importa che faccia ciò che c'è scritto nei requisiti. Se nei requisiti non ho scritto ciò che volevo, colpa mia. Perché altrimenti si entrerebbe nel caos, no? Anche perché tu, voi immaginate che da quando immagino, comincio a concepire un sistema informativo a quando ce l'avrò pronto, passano magari degli anni. Allora, ma sì, io 2 anni fa pensavo che avremmo potuto fare, no? Queste frasi, lo so, si sentono dire purtroppo. Ecco, noi cerchiamo di darci un metodo di lavoro, e mi piacerebbe che voi riusciste a portarlo nelle aziende in cui andate a lavorare, in cui non è, mi sembra che tu pensassi che, ma c'è scritto questo. Le aziende più grandi già hanno processi di questo genere, soprattutto quando sono in certi settori industriali dove sono richiesti certi tipi di certificazione. Ma la maggior parte di voi non andrà a finire nelle aziende grandi, quelle medie e medio piccole, dove a volte non c'è ancora questa cultura. Per cui se magari devo fare un pezzo meccanico o un pezzo architettonico civile, faccio tanto con i disegni, ma se devo costruire un sistema informativo non basta una chiacchierata al bar o cose di questo genere, no? E poi dopo ti lamenti che non funziona, non fa quello che ti serve. O non faccio che serve a chi lo deve utilizzare. Questo è l'obiettivo vero nascosto di questo corso. E vabbè, questo vi dovremo raccontare un pochino. Questo oggetto sistema informativo di cui finora ho sempre parlato, ma non abbiamo mai definito esattamente cos'è, e poi capire un pochino qual è. Noi stiamo parlando del sistema informativo, ma in realtà stiamo parlando di ciò che avviene in azienda. Il sistema informativo da solo non serve a niente. Il sistema informativo serve per supportare e aiutare i processi che avvengono all'interno dell'azienda. Quindi modellare processi aziendali, modellare o descrivere processi gestiti dal sistema informativo, sono un tutt'uno, perché non posso pensare che il sistema informativo organizzi i processi in un modo che è completamente separato o alieno a quelli dell'azienda. Poi per carità, uno può decidere che modifica i processi dell'azienda per mappare quelli che il sistema operativo offre, il sistema informativo offre, come in alcuni casi succede. Però ci daremo essenzialmente gli strumenti per poter descrivere queste cose. Parleremo anche, qui è scritto sistemi informativi manageriali, ma essenzialmente del come si può fare ad alto livello a capire se un determinato processo sta funzionando come dovrebbe. Non sto parlando di informatica, sto parlando di processo aziendale. Ma se io, nel momento in cui ho un processo aziendale che è gestito in parte o in buona parte da un sistema informativo, quel sistema informativo ha delle informazioni preziosissime per capire cosa sta succedendo all'interno della mia azienda. E quindi impariamo a misurarli, impariamo a prendere delle misure e a definire queste misure, parleremo di KPI a un certo punto nel corso, e li vedremo dal punto di vista di come si estraggono da un sistema informativo e come si definiscono in modo che siano, anche ancora una volta, non ambigui, e poi effettivamente utilizzabili, no? A livello gestionale. Vabbè, questo è grosso modo l'elenco dei macro argomenti, inutile adesso entrare troppo nel dettaglio perché rischierei di dire nomi o sigle senza un significato, senza che siamo in grado di attribuire un significato. Qui torniamo sui laboratori. Allora, io la divisione squadra ho ancora messo dei punti interrogativi. Sia perché non è urgente, perché non è per oggi ma per martedì prossimo, sia perché mi piacerebbe ancora avere l'elenco degli studenti un pochino più assestato, perché ogni giorno compaiono nuovi studenti, vengono organizzati, sono appena
spostato la scadenza per caricare il carico didattico e quindi per nostro piacere passa una settimana in più prima di sapere chi avremo. E quindi diciamo, proviamo per giovedì a fare una prima divisione sulla base degli iscritti che ci sono, poi eventualmente vediamo per aggiustarlo. Quindi per ora metto punto interrogativo, riprendiamo questo tema giovedì. Sono orari non troppo sfavorevoli, insomma, per cui non mi aspetto troppe lamentele che deve far finire nel turno 2, non nel turno 1 perché è arrivato, eccetera. Comunque dalle 14.30 alle 16, primo turno, dalle 16.30 al secondo turno. Poi ditemi voi, so che altre volte per mitigare il disagio, se così vogliamo chiamarlo, in altri corsi si fa squadre alterne, cioè una settimana si fa in un modo, l'altra settimana si fa in modo successivo. A me non costa niente farlo, se voi volete possiamo farlo così, poi ricordatevi solo perché in che settimana siamo per sapere in che turno andare. Storicamente questo è un problema per la prima metà del corso, poi normalmente il numero di persone che frequenta tende a diminuire e quindi diventa anche meno critico, diciamo così, attenersi al corso. Se anche in quella divisione avete dei problemi, potete scambiare di turno, ma scambiandovi. Cioè, le prime settimane il laboratorio sarà molto pieno, no? L'EPLO conoscete, ha una capienza limitata, di due per macchina, ma di più non si può entrare. Per cui se ci sono dei problemi per cui uno di voi non può venire nel turno che gli è stato assegnato, trovi un'altra persona da scambiarsi, no? In modo che almeno il numero complessivo di persone rimanga quello giusto. Io non voglio gestire questo processo. No? Ah sì, posso, viene. Cercate di organizzarvi responsabilmente, insomma siamo la magistrale, quindi è giusto che sia così, e spero di non dover intervenire perché magari ci sono 1.000 persone in un turno e 12 nell'altro. Ecco, quindi non fatemi intervenire, sarebbe abbastanza una perdita di tempo antipatica. Okay? Quindi cercate di attenere delle squadre, nel caso in cui veramente non possiate, trovate uno scambio 1-1 con qualcuno che voglia fare lo scambio inverso. Questo proprio ai fini di riuscire a starci in laboratorio, ma anche riuscire a seguirvi. Soprattutto noi avremo poi a un certo punto un borsista che ci aiuta in laboratorio, ma per le prime settimane no. Perché come ben sapete i bandi si chiudono molto tardi e quindi prima di avere i borsisti assegnati ai corsi passano un paio di settimane. E quindi le prime settimane, che sono quelle più critiche dove c'è più gente, siamo in meno a potervi assistere, se poi in un turno c'è troppa gente, veramente ci sono persone che stanno 1 ora e 20 con la mano alzata, senza potergli parlare. Cerchiamo di evitarlo, so che l'anno scorso ci sono stati un paio di momenti un po' critici, per questo spendo un po' di tempo alla prima lezione per dire veniamoci incontro in modo che anche noi riusciamo a fare bene il nostro lavoro di aiutarvi in laboratorio. L'esame. L'esame è un esame scritto, una prova scritta di 2 ore su carta, che è composta di due parti, che le chiamiamo con tanta fantasia parte 1 e parte 2. La parte 1 è un'analisi di un caso di studio e la proposta di una soluzione. Durante il corso noi impareremo varie tecniche che ci servono proprio per fare l'analisi, la modellazione dei requisiti, dei processi, dei concetti di un sistema informativo. I capitoli, diciamo, li chiamiamo così, i capitoli del corso sono circa 7, 7 macro argomenti. Di questi macro argomenti all'esame ne scegliamo 4, ogni appello ce ne sono 4, 4 domande, 4 esercizi da fare. Far tutta la progettazione, cioè le varie cose, i vari 7 fasi che impareremo nel corso sarebbe troppo lungo per le 2 ore a disposizione, ne scegliamo tutto insieme, diverso di appello in appello. Sono esercizi che sono analoghi a quelli che facciamo in aula, ma soprattutto in laboratorio. Cioè, la seconda esercitazione di laboratorio che faremo sulla modellazione concettuale ha la stessa identica difficoltà di una domanda che può capitare all'esame. Quindi noi in pratica iniziamo a fare temi d'esame da subito. Visto che appunto ci sono queste 4 domande, che sono 4 esercizi, diagrammi diversi da fare, e noi questi diagrammi li impariamo uno alla volta.
circa al ritmo di uno ogni 2 settimane, 3 settimane quelli che sono, richiedono un pochino più di impegno. E quindi all'inizio inizieremo con un capitolo che corrisponde a una delle domande che possono capitare all'esame e così via. Quindi possiamo già cominciare già da subito. In realtà poi quando ci avvicineremo alla fine dell'esame scopriremo, lo vedremo già subito in realtà, che questi capitoli non sono separati, sono tutti collegati tra di loro, nel senso che sarà molto importante la coerenza tra i vari tipi di descrizione che daremo. Cosa che ci risulta difficile fare durante il corso, dove vediamo un argomento per volta, allora magari diamo degli esercizi un pochino verticali, centrati su quel tipo di modello che dobbiamo fare, mentre invece nell'esame, quindi nella parte finale del corso, anche nelle esercitazioni, punteremo molto di più anche a fare in modo che un'informazione che ho messo in un diagramma sia coerente dall'altra parte, non dicano cose diverse, chiamare le cose nel modo giusto, eccetera. Per questo nel ritmo di un argomento di 2 settimane ogni tanto faremo un esercizio, tra virgolette, riepilogativo in cui vi chiediamo anche di tornare indietro, magari prendendo anche questi esercizi vecchi, e fare diciamo così, un tutt'uno coerente internamente. Quindi la progressione degli argomenti e dei laboratori e degli argomenti di laboratorio segue praticamente pari pari quel tipo di domande che ci saranno all'esame. Io le domande ve le posso già dire adesso, quali sono all'esame. Sono sempre le stesse. Ciò che cambia è il caso di studio a cui si applica. Descrive il modello concettuale per il diagramma di studio sopra riportato, per il caso di studio sopra riportato. Quello c'è, sempre, tutti appelli, sempre. Descrive il modello di processo relativo al caso di studio descritto. Sempre, tutti gli appelli. Poi gli altri due cambiano. Ok? 27 punti per questa parte. E poi ci sono 3 domandine sulle parti meno progettuali. Queste sono chiamate esercizi, non domande, dove dovete sviluppare una parte di progetto. Poi ci sono le domande sull'altra parte del corso, che è quella un pochino più, chiamiamola, teorico, teorica, nozionistica, definizioni, no? Come il sistema informativo si integra, qual è la teoria dietro i diagrammi che facciamo, no? Come vanno interpretati, e così via. Sono 3 domande di cui 2 a risposta chiusa a crocette e 1 a risposta scritta libera, ma a 4 righe, ecco, una cosa di questo genere. E questo dà 6 punti in totale. Il totale complessivo, sapete contare, è sovrabbondante, proprio per avere un pochino di margine in più. Beh, il materiale di studio, l'abbiamo già detto, sono oltre che i lucidi, che saranno sempre sul sito, e le video lezioni, stiamo realizzando una dispensa del corso, piano di Torchiano, in via di realizzazione. Cercheremo di fare in modo che per 3 quarti la fine del corso sia completo. Stiamo realizzando sulla base delle lezioni dell'anno scorso. Abbiamo acquistato da questo tempo, abbiamo fatto un piccolo bando lo scorso, gli studenti del corso che raggiungono i punti meglio, e mi ha dato un micro corso di studio, quindi abbiamo fatto 2 persone, uno del primo corso, l'altro del secondo corso, che ci hanno fornito gli appunti in modo elettronico, e adesso stiamo cercando di sistemarlo, mettere in bella, per una dispensa, che segua fedelmente gli argomenti del corso. È un pochino più del dominamento ordinato essenzialmente della lezione, però può tornare a e quindi ve la daremo a pezzi, essenzialmente, un capitolo per volta, man mano che riusciamo a fare i capitoli che tratteremo nel corso l'argomento opportuno. Alla fine del corso ci sarà questa dispensa che poi eventualmente l'anno prossimo si trasformerà in un libro vero e proprio, ma vediamo. Una cosa che apprezziamo di sicuro è se ci segnalate degli errori all'interno della dispensa. Non promettiamo punti in più all'esame se segnate gli errori, ma se lo fate chiaramente è benefico per tutti, visto che è un lavoro work in progress. Errori di qualunque tipo, chiaramente quelli concettuali sono più importanti di quelli di battitura, che si trovano più facilmente. Questo ovviamente comparirà sul sito del corso a pezzettini via via. Poi ci sono, per chi invece è più interessato, ci sono anche dei libri di testo veri e propri. Questo sotto è quello che si usa negli Stati Uniti per trattare questo tema. È un tomone gigantesco,
prenderemo alcuni argomenti, ma non state a preoccuparvene più di tanto, si trova anche in giro, quindi se vi serve, se siete curiosi di andare a vedere più approfondito alcuni aspetti. In italiano c'è solo questo libro, cioè l'unico che tratta grosso modo questo argomento è questo libro che comincia a essere già anche un po' vecchiotto. Cosa ho fatto? Copre maggiormente la parte teorica del corso e un po' meno quella progettuale. Cioè, progettuale ci basiamo di più appunto sulle slide e sulle sessioni di laboratorio. Ma io immagino che col materiale che mettiamo a disposizione dovrebbe essere sufficiente. Non dico come riferimento, diciamo così, aggiuntivo se qualcuno fosse interessato. Come introduzione generale, io penso di aver detto ciò che avevo in mente. Se ho dimenticato qualcosa, se avete delle domande, se no apriamo il vaso di Pandora e cominciamo a vedere cosa esce fuori. Allora, ovviamente partiamo dall'inizio, dalla definizione. Le slide saranno in inglese, non è un problema per nessuno, vero? Il corso lo teniamo in italiano, l'esame lo facciamo in italiano, ma le slide sono in inglese. Punto. Non è argomento di discussione. Definizione dei sistemi informativi, che è l'argomento, il titolo del corso, di che cosa stiamo parlando? Allora, il sistema informativo noi lo possiamo intendere in due modi, in un senso, in un ambito più ampio o più ristretto. In senso ampio, in senso lato, un sistema informativo, leggo la prima definizione, è un sistema che memorizza ed elabora informazioni utilizzate dalle organizzazioni. Informazioni, in inglese non c'è il plurale la parola information, ma in italiano sì. Quindi un sistema non c'è scritto di carta o di computer. È il sistema o l'insieme di sistemi che usiamo per gestire, memorizzare, elaborare le informazioni che la nostra organizzazione utilizza. Cos'è questa parola organizzazione? È un termine generico che ci siamo inventati, che abbiamo deciso di usare, perché ciò che diremo funziona sia, cioè, per l'azienda, sia magari per un ente pubblico. Quindi per evitare di dire ogni volta ente oppure azienda oppure servizio oppure bla bla bla, usiamo questo termine neutro, organizzazione, che li ricomprende tutti. Poi con qualche distinguo se è un ente o un'azienda, ma alla fine dal nostro punto di vista, dal punto di vista del sistema informativo, c'è pochissima differenza. Quindi questo sistema informativo in senso lato, in senso ampio, comprende sicuramente il computer, ma comprende anche l'informazione che è gestita su carta, comprende anche le persone che gestiscono questa informazione, che sono degli attori. Li chiamano attori, che svolgono una parte all'interno del processo, e ovviamente il software che gira su questi computer. Quindi il sistema informativo in senso lato è l'insieme degli strumenti e delle persone che usano questi strumenti nel momento in cui elaborano queste informazioni, trattano queste informazioni. Noi a un certo punto ci chiederemo più volte se una certa azione lascia traccia o no nel sistema informativo. Stampo un foglio di carta, questo lascia traccia? Sì, perché poi c'è il foglio di carta con l'informazione sopra. Prendo un foglio di carta bianco da un cassetto e lo strappo in due, questo lascia traccia nel sistema informativo? No, non c'è l'informazione di sopra. Cominciamo poi cado, non è successo,
mi inciampo, cado, vado in infermeria? Sì, perché probabilmente loro scrivono da qualche parte che sono arrivato. Quindi noi dovremmo sempre, è vero che descriviamo i processi che avvengono nell'azienda o nell'organizzazione, ma dobbiamo sempre chiederci quali di questi processi sono tracciati dal sistema informativo e quali semplicemente avvengono e basta. Magari sappiamo che avvengono, ma non siamo in grado di dirti quando, come, dove, chi sono avvenuti o se sono avvenuti puntualmente. Perché il sistema informativo non lo sa. Informativo è inteso ovviamente come dati gestiti dai computer e dati rappresentati e formalizzati anche appunto, diciamo, sul cartaceo per banalizzare. Questo è il sistema ampio di cui ci occupiamo, che dobbiamo comprendere. All'interno di questo sistema ampio che gestisce l'informazione per l'azienda ce n'è un sottoinsieme che è il Computer Based Information System, cioè il sistema informativo informatico, diciamo noi, sistema informatico possiamo dire direttamente come abbreviazione, la parte informatica del sistema informativo. Quindi questa definizione di sistema informatico e non informativo che do è più ristretta. È un sistema computer based, quindi informatico, che memorizza ed elabora le informazioni usate dall'organizzazione. È la stessa cosa. Ma la differenza è che prima parlo di system in generale, e quindi un sistema ampio, e sotto parlo di computer based system, sistema informatico, solo la parte informatica. Ciò che non è informatizzato non lo vedo qua dentro. E la parte che in qualche modo dovremmo andare a progettare, ma da sola non basta. Il sistema informatico, per avere un senso, per avere un'utilità, deve far parte di un sistema informativo più ampio. Perché il computer da solo non se la può cantare e suonare da solo. Deve interagire ovviamente con il resto dei processi, con il resto dell'informazione che entra, che esce, che viene gestita dalle persone, vista dagli utenti, vista dai clienti, vista dai fornitori. O fornita. Quindi la nostra ottica sarà di concentrarci sui requisiti di un sistema informatico, che nel nostro esercizio mentale dovremmo andare a acquistare da un fornitore esterno, quindi dovremmo specificare, descrivere che cosa fa, specificare un sistema informatico all'interno di un sistema informativo. L'ultimo appello, avevamo dato un esercizio sui biglietti del tram. Biglietto del tram è qualche cosa per cui nel momento in cui viene emesso, stampato, il sistema informatico ha il dato, il codice del biglietto che viene emesso. Poi questo qua diventa un pezzo di carta. E quindi è ancora parte del sistema informativo, perché lui porta un'informazione, quante corse c'è ancora, ma non è più parte del sistema informatico. Ma poi quando lo timbro, la timbratrice a sua volta ritrasmette l'informazione che quel codice è stato usato, quella corsa è stata spesa. E quindi quell'informazione che rientra nel sistema informatico. Ha sempre fatto parte del sistema informativo, ma per un attimo non era informatizzata e poi lo è ritornata, lo è ridiventata. Quindi il confine non è così netto, in continuo stiamo facendo. Quello che state facendo voi adesso, di prendere appunti, è prendere informazioni che stavano sul mio PC, quindi in un sistema informatico, e trascriverla su un pezzo di carta. Spero non trascriverla perché sarebbe riduttivo. Però trasformarla in qualche cosa che rimane scritto sul vostro quaderno, quindi parte del sistema informativo della classe. Non a caso ciò che avete scritto sul vostro quaderno, qualcuno va a casa e se lo sbobina, se lo mette a computer, qualcuno lo fotocopia, lo dà al compagno e questa informazione gira, secondo certi ben definiti processi. Qualcuno lo legge e dice fa schifo, lo butta via, ma fa comunque parte del processo. Ok? Qualcuno lo scannerizza, lo manda a un altro e ritorna in forma informatica. Se prendiamo il testo del Lodo, mi dà una definizione anche più precisa del sistema informativo, riconoscendo il fatto che
sia un sistema composto da componenti interrelati, intercorrelati tra di loro, che devono lavorare insieme. Per far cosa? Per raccogliere, lavorare, memorizzare e diffondere informazioni. Lì ci siamo sempre, ovviamente. Diciamo, sistema che lavora le informazioni. Sembra scontato, c'è cioè un sistema che non è un monolita, un blocco unico, è tanti blocchi e ciascuno farà un pezzettino. Quindi sono dei componenti diversi, interrelated, sono correlati in qualche modo, collegati in qualche modo, se non altro per il fatto che devono gestire la stessa informazione, l'informazione che esce da uno entra nell'altro. E poi c'è questo bellissimo working together, che sembrerebbe scontato, ma nella pratica è sempre un gran casino. A far sì che due sistemi informativi che gestiscono un flusso di informazioni effettivamente lavorino bene insieme. Quante volte nell'ultimo anno avete scritto a mano un numero di telefono? Magari per spostarlo da un computer a un telefono o per darlo a un'altra persona? Avete dettato o scritto a mano. Dopo 20 anni che ci sono i telefoni, 10 che ci sono gli smartphone, dobbiamo ancora trasmettere il numero di telefono a mano, no? Su carta oppure a voce. Poi dopo l'altro ti fa la chiamata e ti dà il suo, ma tu il primo glielo devi dare tu. O ce l'hai nella mail e lo devi mettere nel telefono. Salvo casi particolari, invia, vabbè, può esserci, ma è un caso particolare, non è un caso normale. Allora, se questa che è una funzione banale, non ce l'abbiamo ancora risolta, immaginate quando avete dei sistemi informativi giganteschi, 200.000 righe di codice, di programma, che devono parlarsi tra di loro. Poi magari sono di fornitori diversi. Poi magari sono fatti in anni diversi o in decenni diversi. Figurati quanto si parlano bene insieme. E queste informazioni, che se ne fanno di queste informazioni? La gestione di queste informazioni serve per supportare varie fasi. No? Lodon qua ne elenca le principali, le fasi di decision making, cioè decisioni informate sulla base dei fatti, dei dati. Coordinamento, decidere cosa va fatto, dentro il coordinamento ci sta la pianificazione. Controllo, cioè la verifica che ciò che era stato deciso sta avvenendo come previsto, oppure meglio, oppure peggio. L'analisi dei risultati è importante come le altre, la visualizzazione degli stessi, cioè permettere di vedere cosa sta succedendo, permettere di vedere sia il singolo dato di dettaglio, ma anche e soprattutto la vista d'insieme. Singolo dettaglio non ho bisogno tanto del sistema informativo, ce l'ho davanti agli occhi, posso anche averlo in un foglio di carta. Però ciò che mi dà il sistema informativo è poter aggregare informazioni provenienti anche da parti diverse dei processi e poterle confrontare. Questo è il tipo di bestia che stiamo cercando di definire. È il sistema informativo che è fatto di hardware, software e di conoscenza. La parte informatica ovviamente ha dentro l'hardware e il software, programmi fatti per girare su un hardware. Ma il sistema informativo è anche fatto di conoscenza, persone che hanno le conoscenze dei processi, che sanno che una certa cosa si fa in un certo modo, che sanno che a un certo punto occorre compiere una certa azione. E queste dobbiamo tenere presente. Anche riuscire a rappresentare qual è il ruolo all'interno dei processi svolto dalle persone. Sempre mettendo gli occhiali, il filtro che dice io posso vedere solo ciò che lascia traccia nel sistema informativo. Quindi se nella pausa pranzo gli impiegati vanno a fare un giro oppure vanno a giocare a calcetto, non lo so. Se vanno in mensa magari lo so perché ho il badge aziendale. Vabbè, qui c'è la definizione che davamo prima di organizzazione oppure azienda, dice semplicemente ciò che abbiamo detto a parole, cioè usiamo il termine organizzazione che comprende tutti i tipi di enti, organizzazioni, aziende, amministrazioni, squadre, ospedali, eccetera, eccetera. No? Useremo sempre questo termine. Quindi noi abbiamo questo sistema informativo che però non vive da solo,
Abbiamo già detto, abbiamo una scatola più piccola che è il sistema informatico, fatto di hardware e software. Questo sistema informatico gestisce informazioni all'interno di un sistema informativo che comprende dentro anche le persone, nel momento in cui interagiscono con le informazioni, e le altre forme di rappresentazione delle informazioni. Sistema informatico e sistema informativo. Sistema informativo che vive all'interno di un'organizzazione, in realtà vive così come l'organizzazione in un ambiente più ampio. Ambiente fatto di enti esterni, i clienti, i fornitori, le amministrazioni, lo Stato, i concorrenti, gli azionisti. Sono tutte entità esterne all'organizzazione, che però interagiscono con l'organizzazione stessa. Quindi c'è un ambiente, questo environment, che circonda l'organizzazione e di cui il sistema informativo in qualche modo deve tener conto. Quindi le informazioni che io elaboro, a volte sono anche informazioni che rappresentano qualcosa che avviene al mio esterno. Anzi, di solito se l'organizzazione produce qualche cosa, avrà dei clienti e quindi il sistema informativo tratta le richieste dei clienti, avrà dei fornitori, il sistema informativo tratta gli ordini dei fornitori. Quindi devo rappresentare sicuramente informazione relativa ai processi interni, ma anche informazione relativa alle entità esterne, con cui la mia organizzazione deve interagire. Poi ciascuna di queste entità esterne potrà avere un suo sistema informativo che fa altre cose. Questo è un altro discorso. Può darsi che poi il mio sistema informativo si parli col suo, ma va bene, questo è già un livello successivo. Faccio un esempio più concreto. Io, se devo pagare delle fatture, ho bisogno delle coordinate bancarie. E quindi nel mio sistema informativo ci saranno dei dati relativi alla banca del mio fornitore. Io rappresento informazioni relative all'esterno, al fornitore e alla banca. Poi non vuol dire che il mio sistema informativo sia collegato con la banca per fare il pagamento in automatico. Può essere come connesso, è indipendente. È una funzionalità che può esserci. Può benissimo darsi che io poi vado allo sportello, oppure mi collego con l'home banking al sistema informativo della banca e faccio il pagamento. Ma non sul mio sistema informativo, bensì su quello della banca. Tra l'altro, il dominio però. Quindi un conto è avere informazioni su. Un conto è interagire con entità esterne. All'interno questo sistema informativo ha un ciclo molto semplice. Raccoglie delle informazioni, viene a conoscenza di informazioni, questa fase di input, in cui il sistema informativo viene a conoscere le informazioni che prima aveva. Come? E qualcuno ce l'ha messa dentro. L'input all'interno del sistema informativo avviene spesso attraverso gli utenti del sistema informativo stesso. Qualcuno che inserisce dei dati, qualcuno che ha caricato un ordine, qualcuno che ha passato il badge in un passaggio, qualcuno che ha premuto un tasto, qualcuno che ha infilato il bancomat della fessura. Qualche azione esterna fornisce dati al sistema informativo. Oppure il sistema informativo in alcuni casi si può andare a prendere da solo i dati. Ho letto il sensore della temperatura, ho scaricato le previsioni del tempo di oggi, ho acquisito in automatico i valori di borsa di determinati titoli su cui sto investendo, perché sono già disponibili in forma informatizzata da qualche parte. Quindi alcuni input possono essere reperiti senza l'intervento umano degli operatori. Altri invece sono reperiti attraverso l'intervento umano diretto o indiretto, appunto. Cioè se io apro un'interfaccia e scrivo dei dati, lo so. Se io magari passo da una porta, passo strisciando il badge per aprirla, la mia azione lascia comunque una traccia, un input nel sistema informativo, ma io in realtà sto facendo altro, sto pensando ad altro. Quindi è un effetto collaterale di un'azione che sto facendo il produrre un input, non è l'effetto primario che invece avrai se usassi l'interfaccia. Quindi questo sistema informativo riceve queste informazioni in ingresso
e in qualche modo lo deve elaborare. Vabbè, memorizzarlo ovviamente, se lo ricevo la posso cancellare, ignorare, ma più probabilmente se mi è costato fatica acquisire o far sì che qualcuno inserisce un'informazione è perché la voglio ricordare. Ma ricordare non basta, bisogna poi anche elaborarla, cioè trasformare informazioni di ingresso in informazioni di uscita. Trasformare un ordine in una fattura. Aggiungendo, incrociando, mescolando dati, facendoli opportunamente nel tempo. L'esempio dei biglietti di prima, far sì che quando qualcuno timbra il biglietto, io tenga conto che delle 15 corse che aveva caricate ne ha già usata una. Quindi aggiornare dei dati. Ecco, questi nuovi dati, calcolati a partire da quelli precedenti, essendo arrivata nuova informazione, sono l'output del sistema informativo. Se il informativo non produce mucche, produce dati, produce informazioni. Poi queste informazioni magari si trasformano in mucche, se l'azienda è un'azienda agricola. Ma questo non lo fa il sistema informatico da solo, il sistema informativo da solo, poi ci vuole chiaramente l'effetto umano. Ma può generare informazioni che servono a attivare un certo processo produttivo, pratico, concreto. Lui non vede, ma dice, ok, adesso va fatto questo. E questo è il flusso principale. Dopodiché ci può essere un flusso di ritorno in cui sulla base dell'output che è stato generato, o meglio ancora sulla base della relazione tra input e output, possiamo andare eventualmente a ritarare, ridefinire un input al processo. Un pochino stiamo vedendo sia il processo operativo, input della funzione output, sia il processo di gestione. Il processo di gestione faccio un passo indietro, vado a vedere cosa c'è stato, cosa ho fatto, cosa è successo, cosa sta avvenendo e dico va bene o non va bene. Se non va bene devo cambiare qualcosa e quindi ho un ritorno indietro sulla base dell'output che ho ottenuto, devo modificare qualche cosa, torno indietro, modifico gli input, modifico il processo. Quindi sistemi informativi, quando li classificheremo, vedremo che ci sono alcuni che lavorano a livello operativo proprio, che gestiscono, diciamo, la produzione, e alcuni invece che lavorano a livello gestionale, che sono dati aggregati di produzione, o che dati aggregati che provengono dal livello operativo, li sintetizzano in modo da essere in grado di prendere delle decisioni anche organizzative. Quindi questi sono i macro blocchi. E questi sistemi informativi, diciamo, vivono grazie al sistema informativo che stiamo descrivendo, no? Che idealmente elabora questa informazione, quindi una bella macchina, bella oliata in cui i dati fluiscono. I dati fluiscono se ci sono certe condizioni, cioè sono supportate dall'organizzazione, dalla gestione e dalla tecnologia. Finché i dati fluiscono nel modo giusto, è necessario che lo facciano in modo organizzato, lo facciano così come è previsto che lo facciano. Si seguono dei processi, si seguono delle regole organizzative, prima di tutto. E che ci siano gli strumenti tecnologici per supportare queste regole. Allora, qui ancora una volta vediamo che noi ci collochiamo all'interno di questo blocco qua, Information System, dove serve la competenza sui sistemi informativi, e dall'altra parte, per la parte tecnologia, servirebbe la competenza informatica, che sono due elementi separati. Si toccano, ovviamente, uno ha bisogno dell'altro, l'informatica da sola ha bisogno di qualcuno che dica che cosa deve fare il sistema informativo, e chi progetta il sistema informativo ha bisogno di qualcuno che sappia realizzare la parte informatica. Si toccano, collaborano, sono due competenze diverse. Il sistema informativo non ha solo la visione sull'aspetto tecnologico, ma deve anche avere la visione sull'aspetto organizzativo, come vengono fatte le cose, come voglio che vengano fatte, o come sono state fatte, o come dovranno essere fatte, e sull'aspetto gestionale. Quali sono gli indicatori che mi fanno capire se le cose stanno andando nel modo corretto oppure no, e come intervenire per modificarle. Quindi mi metto sopra questi tre pilastri, li devo
gestire, bilanciarmi, sempre, in un certo senso, tra questi tre pilastri, per riuscire a far sì che il sistema informativo sia effettivamente di aiuto all'organizzazione così come l'abbiamo definita. Organizzazione che ovviamente è composta di persone con vari ruoli che sono incastrate all'interno di una struttura organizzativa, incasellata, diciamo un organigramma, no? Cioè per esemplificare. Ma queste sono cose che sapete, meglio di me. Ma le tiro fuori per distinguere la funzione del processo, che è una cosa che ci interessa. In termini di sistemi informativi, quando parliamo dell'aspetto funzionale, cioè delle funzioni svolte, intendiamo le cose che il sistema informativo sa fare, o può fare, o potrà fare quando verrà realizzato, siamo in fase di specifica, di analisi di qualcosa che si sta. Quali cose fa? Quali sono l'elenco alfabetico, possiamo immaginarcelo, di tutte le cose che il sistema può fare. Funzione in più, la funzione in meno. Immaginate uno sportello bancomat, immaginate di dire l'elenco, di scrivere l'elenco delle cose che quello sportello bancomat sa fare. Allora, vi sa fare l'estratto conto, vi permette di prelevare i soldi, vi permette di fare la ricarica sul cellulare, potete fa una certa serie di cose. Ma in più lui sa fare anche altre cose intermedie, tipo controllare che il banco non sia valido, tipo non restituirvelo se voi sbagliate il PIN, quindi controllare, eccetera. Una serie di funzioni. Queste funzioni non sono attivabili a caso. Ah, adesso posso dire che no, certo, prima metto ma poi scrivi il codice, poi magari se hai il codice di fare. Quindi, quanto a dire le funzioni disponibili, un conto è dire qual è il processo, cioè l'ordine, le dipendenze, i vincoli necessari per poter attivare quelle funzioni. Ci servono entrambe le viste, entrambi i punti di vista. Vedremo che parlare di sistemi informativi significa riuscire a tenere contemporaneamente tanti punti di vista diversi. Da un lato le funzioni che devo realizzare e dall'altro la descrizione dei processi. Cos'è un processo? Come vuol dire descrivere un processo? Vuol dire che tu non puoi svegliarti al mattino e fare quello che vuoi, o fare le cose in un ordine casuale o in un ordine arbitrario. Di fatto definire un processo significa porre dei vincoli. Porre dei vincoli che limitano la casualità, limitano la libertà e dicono questa cosa si può fare solo se prima è stata fatta un'altra cosa. Vincolo temporale più semplice. No? Prima questo e poi quell'altro. Poi vedremo quando vedremo i processi quale tipo di relazioni ci possono essere. E quindi in qualche modo organizzano le varie funzioni secondo percorsi leciti, possibili, che il sistema informativo dovrà supportare, dovrà vincolare. Non posso pagare il fornitore prima che mi abbia consegnato le cose. Però attenzione che chi fa il pagamento è in un reparto completamente diverso da chi è il magazzino che riceve la merce. Questa informazione deve viaggiare. Sono due funzioni diverse, ricevimento merci e pagamento fatture. Entrambe beni. Ma se non le organizzo, se non ho un processo che mi dice che questa attività va fatta solo dopo che ho avuto l'informazione che quell'altra attività è stata completata, allora non sto facendo nulla. Il sistema informativo è inutile. Ho avuto l'informazione. Se compro una tonnellata di ferro e mi è stata consegnata, non devo prendere la tonnellata di ferro e metterla sulla scrivania di chi fa l'amministrazione, dice, tu è arrivata, puoi pagarla, no? Ciò che deve passare è l'informazione che qualche cosa è avvenuto in un'altra parte dell'organizzazione.
Questo ci fa anche capire che le singole funzioni sono atomiche localizzate. Il ricevimento merce dove viene? Non è lì, ma sì. Un processo invece no, coinvolge eventi o funzioni che sono localizzate, che attraversano l'azienda, è trasversale. Alcuni processi possono essere all'interno, per la fattura devo prima fare il bonifico, poi non so, stamparla o qualcosa del genere. Allora sono anche lì un piccolo processo che però gestisco internamente. Ma in alcuni punti però il processo esce dal mio ufficio, dal mio reparto e va da un'altra parte. Quindi lo vedremo quando definiremo i processi, vedremo proprio che il processo a un certo punto l'informazione salta da un'altra parte e da quell'altra parte sblocca, permette che avvenga una certa azione che prima non poteva avvenire. Il sistema informativo serve anche a gestire questo tipo di informazione. Anche senza informatica, si poteva fare. Cosa si faceva una volta? Dal magazzino prendevano la bolla firmata, la portavano su in amministrazione, pum, la piazzavano su un tavolo. Poi qualcuno prendeva queste bolle e diceva, ok, questa qua che ordine è relativo, pinza insieme e paga. No? L'informatica non c'entra niente. Però serve un supporto, carta o informatica, che trasporti l'informazione. E quindi questo trasporto di informazione permette la definizione di processi, permette di organizzare l'attività. Vabbè, qui le funzioni aziendali le conoscete meglio di me. Allora, voglio solo a questo punto, nel quarto d'ora che rimane, fare un paio di puntualizzazioni. Ci permetto di chiarire meglio, poi giovedì cominceremo a entrare nel vivo sulla modellazione concettuale. Informazioni. No? Abbiamo cercato di definire il sistema informativo dicendo che è una cosa che gestisce informazioni. Abbiamo fatto un passettino avanti. Poi in realtà abbiamo speso la maggior parte del tempo a capire dal punto di vista dell'organizzazione dell'azienda che cosa vuol dire gestire informazioni, che vantaggi dà, ma è dove si va a innestare, in quali passaggi. Ecco, prima però mi piacerebbe togliere un po' di ambiguità sul termine informazione. E soprattutto la differenza che c'è tra informazioni e dati. Tutti noi sappiamo cos'è un dato. Sono le 12:47, questo è un dato. L'informazione è che la lezione sta per finire. L'informazione è l'interpretazione di un dato in un certo contesto. L'informazione è il significato che noi attribuiamo a un dato o un insieme di dati. No. Quando parliamo di dati, a volte li chiamiamo dati grezzi. Fatti, numeri. Oggi è martedì, bellissimo. È un dato. Vero, proprio. Incontrovertibile. Ma non ci dice nulla. Da solo. Il sistema informativo è una macchina, o meglio, il sistema informatico, se ci concentriamo sulla parte informatica, è una macchina. È una macchina che è fatta per gestire dati. Per lui sapere oggi è martedì, o sapere l'azienda ha un bilancio in rosso di 20 miliardi di euro, è sempre un numero. Non fa differenza. Un umano, se mette un'informazione o un'altra, a livello emotivo, gli fa qualche differenza. Di martedì ce ne sono tanti, ma i tracolli micidiali speriamo di no. Quindi, però la macchina non lo sa, l'informatica non lo sa, l'informatica gestisce dati, gestisce dati possibilmente in modo sensato, cioè in modo che l'informazione rappresentata da questi dati abbia un senso, venga gestita nel modo corretto. Quindi, fare una somma o una sottrazione tra due numeri per il sistema informatico è equivalente, che è? Non cambia niente.
Ma siamo noi che sappiamo che l'informazione portata da quei numeri, magari sono un'entrata e un'uscita, o magari sono due orari, l'orario di inizio e l'orario di fine, sommarli non ha senso, per ciò che significano, per ciò che rappresentano. Sottrarli sì, perché mi dà un intervallo di tempo, o mi dà un eccesso, un difetto di pezzi, se sono entrata e un'uscita, o di soldi. Quindi noi quando pensiamo al sistema informativo pensiamo in termini di informazioni. Queste informazioni vengono tradotte in numeri, in dati, numeri, stringhe, codici. E questi numeri, stringhe, codici, questi dati grezzi sono quelli che vengono gestiti dal sistema informatico. Sono due cose concettualmente abbastanza diverse. I dati, quali possono essere i dati? Beh, possono essere dei numeri interi, dei numeri reali, delle date, delle stringhe. A fatica a trovare il quinto tipo di dati. Informazioni, cosa posso avere di informazioni? Posso avere informazioni sulle persone, sui luoghi, sulle fatture, sulle entrate, sulle uscite, sul bilancio, sui pezzi, sulle location, sugli orari, sull'occupazione di un luogo, ma non mi fermate più se devo elencare i tipi di informazioni. I quali tipi di informazioni però tutti alla fine vengono descritti elencando dei dati, i dati che li compongono. I dati che compongono è che noi siamo in grado di interpretare dando loro un significato. Allora, questa operazione qui sarà il primo, questo divario tra questi due livelli, il livello dell'informazione che è comprensibile a chi lavora nell'organizzazione e che ha dei vincoli, ha dei modi di essere elaborata. E rispetto ai dati che sono numeri senza significato, è una separazione molto grande. È il primo tema di cui ci occuperemo. Quello che vedremo da giovedì in avanti, cominceremo a vedere il modello concettuale, lo chiameremo così, di un sistema informativo. Cioè, esplicitiamo quali sono i concetti, le informazioni che il sistema operativo deve trattare e decidiamo queste come possono essere rappresentate in termini di dati. Facciamo lo sforzo di dire, ok, tu hai questi dati, ma che gestirai con i tuoi algoritmi, con i tuoi database, ma so che per me quei dati significano una certa cosa. Stiamo facendo un passo in più rispetto a quello che avete fatto nel corso di base di dati. Nel corso di base di dati l'obiettivo era quello di rappresentare i dati, gestirli, eccetera. Interrogare il database, quindi avete fatto dei modelli concettuali, modelli di entità relazioni, quello che faremo qua è molto simile. Ma noi siamo a un livello un pochino più alto. Perché a noi non interessa solo averlo rappresentato il dato, ma anche sapere cosa ne posso fare, qual è il processo a cui appartiene quel dato, quell'informazione. No? Dicevamo nella definizione, il sistema informativo è un sistema che memorizza ed elabora l'informazione, non i dati. Quindi devo capire quell'informazione lì, il biglietto è stato venduto, come lo rappresentano i dati, ma anche come quell'informazione lì modifica il processo. Se è stato venduto, allora vorrà dire che non può più timbrarlo, per esempio. Oppure può timbrarlo un certo numero di volte, quindi modifica il processo. Quindi ho sempre almeno questi due aspetti, quello di come rappresento l'informazione e come questa informazione interviene a livello di processo. L'informazione, tra l'altro, dal punto di vista aziendale, è una risorsa un po' strana. Perché è una risorsa totalmente intangibile, immateriale, cioè sono bit messi da qualche parte dentro qualche sistema informatico. È una risorsa che non si consuma all'usarla. Se io kerosene che vado avanti nelle macchine, se l'ho usato non ce l'ho più. Informazione invece se la uso 100 volte continuo ad averla, costa zero, si può copiare infinite volte
e distribuire infinite volte con un costo marginale nullo. Quindi va, è gestita in modo diverso rispetto alle altre risorse, che sono tutte risorse rinnovabili o meno, ma che comunque si esauriscono. Invece l'informazione tende a crescere. Io dico sempre, non si cancella mai niente, non vale la pena, non serve, non costa gestire informazioni dal punto di vista fisico. Il valore, una cosa che non costa niente, però mi può dare valore. E il valore sta nell'essere capace di utilizzarla questa informazione. Accennavo prima, se memorizzo tutto e poi non lo vado mai a vedere, sto sprecando tempo e risorse. Ma se ho memorizzato delle informazioni, se le ho acquisite in input, poi devo sapere come elaborarle. È il risultato di questa elaborazione che crea valore, che permette di gestire i processi aziendali, di gestire i clienti, oppure a volte l'informazione è il valore stesso, come dicevo ad esempio nel caso dell'industria dei contenuti. E può essere una cosa strana, la prima frase dice che nelle organizzazioni di solito abbiamo due problemi, che abbiamo troppa informazione e contemporaneamente ne abbiamo troppa poca. Immaginiamo di voler, che ne so, gestire l'aspetto logistico di quest'aula, no? Allora, noi possiamo sapere la temperatura, l'umidità dell'aria che ci sono qua dentro e ci servono per poter gestire il riscaldamento, il condizionamento, il deumidificatore, eccetera, no? È ciò che sta dietro quelle bocchette d'aria lì. C'è un sistema che, oltre a gestire il circolo dell'aria, continuamente lo misura e decide come mescolarla con l'aria che arriva dal condizionatore, dal riscaldamento, con l'aria esterna, eccetera, eccetera. Questa cosa qua in continuazione sta prendendo dei dati, dei numeri, dei dati, temperatura, umidità, interna, esterna. Sono tantissimi questi dati. No. Non sappiamo cosa farcene. Sono da qualche parte, ma nessuno li va a vedere perché non gli interessa. Magari interesserebbe di più un'informazione del tipo si sta bene o no in questo momento, fa caldo o non fa caldo, però è un'informazione che posso estrarre elaborando i dati. Quindi tantissimi dati, non è banale estrarre informazioni. Poi però c'è un'altra informazione, sempre parlando delle aule, che non si sa, non si conosce, che sarebbe invece forse ancora più importante. Quante persone ci sono in un'aula? Ma pensate quanto costa costruire un'aula nuova, pensate a quelle nuove che costruite, state avanti a costruire un anno nel cortile, costante, e nessuno è stato in grado di dire se quelle aule erano veramente necessarie oppure no. Necessarie nel senso che un determinato numero di lezioni di studenti si poteva mappare sulle aule esistenti. Perché puoi fare tutti i ragionamenti su carta quanto che vuoi, ma se poi un corso che ha 200 studenti in aula sono in 20, non lo sa nessuno. Quindi quell'informazione lì, che in realtà servirebbe in fase di pianificazione, non c'è. Ce ne sono tante altre che servono a poco. Quindi questo è un problema, ma poi quello di andare a vedere quanto il sistema informativo permea l'organizzazione. Se riesco ad arrivare con i miei input a prendere ciò che mi interessa. Infatti non c'è nessun sistema oggi che sia in grado di dare quel dato in modo affidabile, no? L'unico modo è mettere i tornelli alle porte, ma non ci serve particolarmente. L'ultimo altro pensiero che vi lascio è relativo all'ultimo bullet qua sotto, che le organizzazioni stanno diventando sempre più dipendenti dalle informazioni. Cioè, per assurdo, è quasi più grave oggi un danno in cui tu perdi l'informazione che hai nel sistema informativo rispetto a un incendio in un capannone. Ci sono aziende che si fermano il sistema informativo, si fermano tutte le attività.
Quindi quell'informazione che di per sé, dicevamo, è intangibile, costa niente, in realtà ti abilita a tutti gli altri processi. Il rischio di perdere questa informazione o il rischio di non poterla sfruttare quando ti serve diventa un rischio aziendale che è tendenzialmente maggiore rispetto agli altri tipi di rischi con cui siamo abituati, quelli poi fisici, legati alla sicurezza, eccetera. Allora, questo è l'oggetto di cui stiamo parlando. Giovedì cominceremo a imparare come descriverlo, dal punto di vista formale. Grazie.